Romani 8 dal verso 35. Alleluia. Dice così: ma in tutte, scusate, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sono già andato avanti nella lettura, scusate. Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. A leggere questi versi possiamo dire amen e pregare il Signore. L'Apostolo Paolo stava davvero incoraggiando di cuore i credenti di Roma. Stava incoraggiando la comunità e stava parlando alla comunità che, nonostante viviamo momenti davvero difficili nella nostra vita, momenti incomprensibili, momenti in cui non ci aspettiamo mai che possano piombare o capitare nella nostra vita, l'Apostolo Paolo incoraggia la Chiesa dicendo che dobbiamo sapere, e dobbiamo sapere davvero e prendere questa parola con tutto il nostro cuore, che Dio fa cooperare sempre al bene ogni cosa per la nostra vita. Perché tutto quello che ci succede, tutto quello che affrontiamo, tutto quello che possiamo vivere è tutto parte di un piano che Dio ha per la nostra vita. E che nulla sfugge al controllo di Dio, niente può sfuggire al piano che Dio ha stabilito per la tua vita e per la mia vita. Eppure Paolo, non l'abbiamo letto, prima di questi versi pone altre domande, perché fa delle domande molto importanti ma che hanno già una risposta. Per esempio, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? È come se nella domanda c'è già la risposta. E continua: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Neanche c'è condanna, perché Gesù è colui che è morto, è ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio che anche intercede per noi. Ma poi dice una cosa importante, un'altra domanda: ma chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi ci può separare? Chi ci può distogliere? Chi ci può allontanare da un grande amore con il quale Dio ci ha conquistato, con il quale Dio ci ha perdonato, con il quale Dio ci ha suggellato? Niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio. E nella domanda che Paolo fa, chi ci separerà? Sarà forse la tribolazione? Qualcuno oggi potrà dire: io sto forse vivendo una tribolazione, io forse sono angosciato, io forse sto vivendo una prova difficile, io forse ho delle prove in casa mia, ho delle prove nella mia vita, nessuno mi capisce. Ma sappi che niente e nessuno ti potrà separare dall'amore di Gesù. Perché queste cose non ti potranno mai allontanare, non ti potranno mai scoraggiare, perché c'è un amore che è molto più grande, che ha conquistato la mia e la tua vita, ed è l'amore di Dio. E l'Apostolo Paolo, che si trovava in un momento difficile, incoraggia proprio la Chiesa e dice: ma a me chi mi potrà separare? Non mi potrà separare forse la prigionia? Mi ritrovo qui a motivo del Vangelo. Sono perseguitato, sono abbattuto, sono tante volte anche disturbato dal diavolo che cerca di scoraggiarmi, ma sono convinto che tutte queste cose non potranno mai allontanarmi dall'amore di Gesù. Ed è quello che tu forse stai attraversando, ed è quello che forse tu stai vivendo. Sappi
che tutte queste cose non potranno mai separarti dall'amore di Dio. Non ti potranno mai allontanare dall'amore di Gesù. Non potranno mai separarti da colui che ti ha salvato e ha fatto un'opera meravigliosa nella tua vita. Gesù dice: chi prende la croce non deve pensare che tutto è facile. Chi prende la croce non deve pensare qualcuno che ci sarà una via con petali rosa per strada e qualcuno ti farà l'applauso, no. Quando qualcuno decide di prendere la croce, di seguire Gesù, si deve aspettare questo. Si deve aspettare questo e Gesù lo dice: verranno perseguitati, verranno tribolati. E l'Apostolo Paolo era una di quelle persone che ha detto: Signore, io prendo la tua croce e ti seguo. E più volte dirà che non importava per lui la morte, ma era legato dallo Spirito. Era legato dallo Spirito e lui seguiva lo Spirito dovunque lo chiamava, e neanche la morte, diceva lui, lo avrebbe separato dall'amore di Gesù nella sua vita. Aveva preso la sua croce. E più volte lui scriverà che tante cose gli sono capitate nella vita. E se non ricordo male, a una delle due lettere di Corinzi, lui stesso dirà e testimonierà che viveva in pericolo, nelle caverne, e viveva era sempre da solo, e era sempre assillato dalle cose della Chiesa, non riusciva a trovare un attimo di riposo nella sua vita, non riusciva mai a trovare un momento di tranquillità, era provato, aveva anche una malattia fisica, stava attraversando delle prove, ma pure lui stesso dirà: io mi vanterò piuttosto della mia debolezza, perché so che quando sono debole sono forte nel nome del Signore. E anche quando attraversava momenti così di sofferenza, lui scrive quello che abbiamo letto: Signore, ma niente e nessuno mi potrà separare dalla tua mano. Niente e nessuno mi potrà separare da quello che vivo. Niente e nessuno mi potrà separare da quello che tu hai iniziato nella mia vita, ma dalla tua persona. E come infatti Paolo cita un verso di un salmo: per amore tuo siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo messi a morte tutto il giorno per amore tuo. E tante volte quando leggo questo verso di questo salmo, mi vengono in mente tante volte i fratelli perseguitati. Per amore tuo siamo messi a morte tutto il giorno. Per amore tuo, per fare la tua volontà, Signore. Eppure ti stiamo seguendo, eppure stiamo facendo qualcosa per la tua opera. Siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. E in un salmo dice questo, proprio lo scrittore dirà proprio queste medesime parole. Dopo quello che stavano vivendo con il popolo, noi siamo considerati così. Stiamo vivendo momenti difficili e siamo considerati come pecore da macello. E la Bibbia stessa parla di Gesù che viene condotto come un agnello muto davanti a chi la tosa. Siamo considerati così. Viviamo momenti davvero incomprensibili. Momenti in cui tante volte davvero siamo perseguitati, disturbati, abbattuti. Ma dobbiamo sapere una cosa, che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in quello che attraversiamo, più che vincitori nella malattia, più che vincitori nel problema, più che vincitori forse in quello che stai attraversando e pensi che nessuno ti capisce. Noi siamo più che vincitori nel nome di Gesù. E se il diavolo forse sta venendo per scoraggiarti, per portarti indietro e per dirti che è tutto un fallimento e che tu hai perso e che Dio non ha operato, noi oggi lo sgridiamo nel nome di Gesù, perché tu ed io siamo più che vincitori nel nome del Signore. E Paolo non dice: voi siete vincitori, siete più che vincitori. Dice qualcosa di più in questa frase, dice qualcosa di più forte, dice qualcosa davvero, perché lo realizza nella sua vita, perché con Cristo non siamo solo vincitori e basta. Con Cristo siamo più che vincitori, più della vittoria, più di qualcosa, perché con Cristo noi abbiamo veramente ogni cosa e abbiamo anche la vittoria. Ed è bello che lui in un momento difficile, quando elenca tutte queste difficoltà, queste sofferenze, dice: ma chi me la toglie questa certezza? Sono persuaso, sono certo, sono convinto che tutto quello che possiamo vivere, tutto quello che ogni volta può piombare nella nostra vita,
L'Apostolo Paolo fa un elenco: morte, vita, angeli, principati. Ma cosa ti può separare dall'amore di Gesù? Se riflettiamo bene, in confronto a quello che abbiamo davanti oggi, al gigante che abbiamo davanti, alla difficoltà che abbiamo davanti, cosa e chi ci potrà separare dal suo amore? Chi ci può rallentare? Chi ci può allontanare da Dio? Vogliamo dire come l'Apostolo Paolo, siamo convinti che niente ci potrà separare dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ne potranno piombare tanti. Davide stesso dirà: si potrà piombare un esercito contro di me. Sono certo che anche allora io sarei vittorioso e fiducioso, perché so che Dio combatterà per me. Davanti, chi hai davanti a te? Chi hai davanti alla tua vita che forse ti scoraggia? Qual è il tuo problema, la tua difficoltà, la tua ansietà, la tua paura? Ma cosa? Ma poniamoci questa domanda: chi e cosa ci può separare dall'amore di Dio in confronto a quello che abbiamo davanti? In confronto al problema che forse ci sta disturbando, in confronto forse alla malattia che abbiamo davanti, chi e che cosa ci può separare dal suo amore? Gesù ci ha riscattato, non con oro e con argento, ma col suo prezioso sangue. Siamo stati lavati, giustificati, redenti, siamo stati conquistati dal suo amore, e l'amore di Dio nelle difficoltà, in quello che viviamo, in quello che possiamo subire, non verrà mai meno nella nostra vita. E l'Apostolo Paolo incoraggerà Timoteo: sappi una cosa, che noi siamo infedeli anche nelle difficoltà, nelle prove, ma Dio rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. L'Iddio fedele rimarrà accanto a te, il suo amore non si allontanerà dalla tua vita. Israele stava attraversando un momento del genere, che diceva: Dio mi ha abbandonato, Dio mi ha lasciato e si è dimenticato. Ma Isaia profetizza e dirà da parte di Dio che l'amore mio, dice il Signore, anche se i monti si smuovono, anche possiamo dire, collegandoci al Salmo 46, in mezzo al mare, la terra si schiuma, eccetera, l'amore di Dio non si allontanerà mai dalla nostra vita e dalla sua sposa. Non si allontanerà mai, nonostante quello che possiamo vivere dentro di noi, l'amore di Dio non si allontanerà mai. E nel suo patto di pace, dice ancora Isaia, verrà rimosso, perché c'è un amore più forte. Non penso che quando due persone vivono difficoltà, marito e moglie, dicono: vabbè, lasciamo tutto, io per la tua strada e tu per la tua, e si separano. Ma c'è un amore che li unisce e che li porta a combattere, li porta a sperare. L'amore di Dio invece ci unisce a Gesù, che nonostante possiamo vivere tutto quello che attraversiamo, tempeste su tempeste, tutte quelle difficoltà non ci potranno mai separare, allontanare da Gesù che è il nostro Signore. Io non so come sei venuto in questo luogo oggi pomeriggio, non so cosa stai attraversando nella tua vita, ma sappi che quello che vivi non ti potrà mai separare dall'amore di Dio. Devi essere certo, persuaso di questo, che né morte, né vita, né la malattia, né altre cose ti potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ci alziamo all'impiedi e preghiamo il Signore. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mentre adoriamo il Signore, riflettiamo su questa parola, alleluia, e adoriamo Dio con tutto il cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria al tuo nome, Signore. Cosa ti potrà separare dall'amore di Dio? Cosa ti potrà allontanare
dal suo immenso amore. Cosa ti potrà veramente scoraggiare a tal punto tante volte di pensare di dire vabbè, mi allontano? L'amore di Dio è molto più forte di quello che vivi nella tua vita. L'amore di Dio è molto più forte del problema che hai davanti. L'amore di Dio è molto più forte della malattia che forse ti sta scoraggiando e ti sta portando davvero ad esasperarti e a dire Signore perché? Forse non stai comprendendo i motivi, non stai comprendendo le direzioni di Dio. Ma sappi che tutto coopera al bene per quelli che amano il Signore. Alleluia Gesù. Mentre i fratelli ci guidano nel canto, alleluia, adoriamo Dio con tutto il cuore. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, alleluia, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Benedetto sei, Signore, benedetto il tuo nome, Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Benedetto sei, Signore, benedetto il tuo nome, Gesù. Alleluia, alleluia. 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 Immagino Paolo chiuso in una prigione fredda, umida, con delle catene legate alle mani e ai piedi. E allora a un certo punto che comincia a cantare. Signore, chi mi potrà separare? Ho conosciuto un amore così grande. Ho conosciuto una persona straordinaria. Ho conosciuto un Salvatore che mi ha strappato dalle grinfie di questo mondo. E sono persuaso che dopo di ciò, anche se vivrò quello che dovrò vivere nella mia vita, niente mi potrà separare da te, oh Signore. Il diavolo cercherà forse di farlo. Il diavolo verrà, ti ricorderà il tuo passato, ti ricorderà cose spiacevoli, ti infliggerà forse degli attacchi. Ma sappi una cosa,
che niente ti potrà separare dall'amore di Gesù. Niente, rimani attaccato a Cristo, anche se ti trovi nella difficoltà. Alleluia.